Noi abbiamo fatto questo incontro di oggi qui, l'abbiamo fatto in Sardegna, che non è messa meglio della Sicilia, ne abbiamo fatti nel Veneto, che nessuno vuole convincersi con le altre basi, l'Italia è occupata dagli Stati Uniti e sarà bene che se ne accorgano tutti e che si riesca a ricostruire l'unità nazionale con l'obiettivo di liberare il nostro paese dall'occupazione militare degli Stati Uniti. Questo è il secondo punto. Per noi il primo punto è la sovranità monetaria, la moneta del popolo, perché l'occupazione militare degli Stati Uniti passa dietro l'occupazione da parte della grande finanza, della proprietà pubblica della moneta, di tutto il sistema finanziario e della tre quarti dell'economia italiana che è già stata comperata con la moneta carta straccia che è il dollaro degli Stati Uniti. Il rapporto tra il potere finanziario e il potere militare è strettissimo. La grande finanza internazionale, dai Soros, dai Rothschild, dai Rockefeller, sono i primi non proprietari, ma quelli che poi hanno in mano i partiti che erogano le risorse allo Stato, agli Stati Uniti, alla industria militare, poi c'è l'industria chimica, poi ci sono le OGM, e tutto si tiene dal potere della grande finanza alle guerre. Sono un po' come le giacche blu con gli indiani, è la stessa cosa, le basi militari americane sono l'occupazione di un territorio. Il culturale sicuramente il problema è che tutto il male che avviene avviene perché chi vuole il bene non fa nulla, quindi il problema è che i cittadini si appropriano della loro quota di sovranità, sono azionisti di questo Stato, facciano valere le proprie azioni e non accettino che persone messe alla loro testa da parte della grande finanza, dei suoi media, delle sue banche, con il sostegno degli occupanti americani, diventino i propri governanti. Il popolo deve imparare ad autogovernarsi, ad avere la sua moneta e ad essere sovrano. Questa è la strada. Il nostro appello non è a tutto il popolo, perché sappiamo che molti culturalmente non riescono ad arrivare a questo. Sono servi e sono convinti che il loro interesse sia continuare a restare servi. Noi vogliamo discutere con gli italiani che si stanno liberando da questa ipnosi dei poteri mediatici e finanziari. Mettere insieme questa minoranza degli italiani è appropriarci del futuro. È una rivoluzione la cosa di cui l'Italia ha bisogno, una rivoluzione pacifica, fatta con le idee, fatta con le proposte, mettendo al centro le cose più importanti, la sovranità monetaria e la sovranità nazionale, fuori dalla NATO e via le basi straniere del nostro paese. Nonostante quello che si poteva dire sul 25 aprile, sulla liberazione del paese, di fatto risulta a tutt'oggi militarmente occupato. Purtroppo l'occupazione non si limita ad essere militare, ma anche dal punto di vista economico, ma dal punto di vista politico, per cui Sicilia e Italia nel suo insieme obbediscono di fatto ad un sistema di vassallaggio rispetto agli Stati Uniti. Oggi abbiamo parlato dei costi della colonizzazione militare, in particolar modo per quanto riguarda la Sicilia, con queste cose aberranti che sono questa mega base che occupa il territorio siciliano, l'abbiamo iniziato ad occupare a partire dal 57, con i costi, ovvero il mantenimento della base, le utenze delle basi stesse, ma anche con quello che ha significato la militarizzazione del territorio. Altro discorso sul quale oggi ci siamo focalizzati è quello relativo al muro di Niceli, a questa struttura che è totalmente aberrante, quindi un sistema di emissioni di onde elettromagnetiche, perché di fatto un maxi radar, né più né meno un maxi radar, un sistema di antenne che va ovviamente ad abbattersi in termini di impatto ambientale, impatto sulla salute, ma anche lì in termini di costi nuovamente per quanto riguarda la militarizzazione del territorio, ovvero i cittadini che ci rimettono di tasca proprio per mantenere eserciti, strutture e di fatto antenne come in questo caso, che vengono pagate veramente a caro prezzo. Sono un po'
gli esecutori in questo caso, perché di fatto i mandanti li troviamo in quello che è un sistema di grande finanza internazionale. Ci sono lobby bancarie che detengono nelle proprie mani, sono elite, piccole elite, che decidono e detengono il potere sia dal punto di vista militare che economico che politico, ma anche a livello di mass media, di informazione. E di conseguenza è tutto molto difficile e molto complicato. Di fatto è difficile parlare di sovranità territoriale, di sovranità nazionale, laddove non si ha una sovranità anche di carattere economico e finanziario. E purtroppo l'Italia da questo punto di vista, con l'adesione alle strutture europee, con l'accettazione di diktat che arrivano dalla BCE, ma soprattutto accettando anche il gioco sporco di agenzie di rating che da controllori controllati decidono il buono e il cattivo tempo e decidono quando è ora di stringere di più il capo intorno alla gola degli italiani, beh, ecco, appunto, noi ci stiamo veramente rimettendo tantissimo da questo punto di vista. Le possibilità chiaramente ci sono, esistono qui in Sicilia, ecco qua, avreste sicuramente il famosissimo articolo 41. Avreste una possibilità enorme, che vi ho dato della possibilità di poter avere una vostra moneta, quindi una moneta regionale che vada a sostituire quello che è il corso del tempo. Durante il convegno io ho palesato la possibilità immediata, anche per ragioni che non hanno questo grosso vantaggio che avrebbe la Sicilia già in questo momento, ovvero per le regioni statuto ordinario che non hanno ricompreso nel proprio statuto la possibilità di avere delle monete alternative, di cominciare a muoversi con delle vere e proprie monete complementari, quindi mantenendo pure questo corso legale dell'euro se non si vuole uscire immediatamente, ma da subito cominciare ad attivare delle monete complementari, delle monete di comunità che possono far partire l'impulso economico e produttivo delle realtà locali. L'Argentina ad esempio è uscita dalla crisi anche attraverso le monete complementari, voi in Sicilia avete questa chance enorme, sarebbe sicuramente una politica lungimirante da applicare immediatamente ed è quella che vede una vostra moneta, una moneta siciliana che quindi si sbarazzi di tutti gli orpelli che invece sono imposti dall'Europa. Sarebbe curioso solamente a questo punto, dato che anche in Libia l'invasione subita è stata tra gli altri, anche tra i motivi bancari, esatto, per cui volevo fondare, se non ricordo male, un'unione africana bancaria, una banca centrale, è libera appunto dai poteri forti che controllano adesso il potere europeo e quello americano. Sarebbe curioso vedere quale sarebbe poi la reazione, dato che non ce l'abbiamo in casa, però questo penso che noi non possiamo risolvere. L'importante è muoversi insieme, cioè questa situazione la stiamo pagando noi italiani, ma la stanno pagando anche i greci, ero da terra pochi giorni fa, la stanno pagando gli spagnoli, la stanno pagando i portoghesi, gli irlandesi la stanno pagando, quindi se ci si muove insomma in maniera coordinata ed unita è anche più facile reggere l'onda d'urto. Con il museo ci eravamo lasciati all'incirca a fine novembre con la manifestazione a Niscemi contro il MUOS, contro questo ecomostro, ci sono novità? Purtroppo le novità sono negative, nel senso che nonostante la documentazione presentata dal Politecnico di Torino, che ha creato enormi danni alla regione, anche al futuro rapporto di Consiglio, perché ne dimostra l'insostenibilità e sta creando problemi anche al Consiglio di amministrazione per la gestione dell'aeroporto di Comiso, ma sotto questi lavori stanno andando avanti a una velocità spaventosa, ormai manca soltanto l'installazione delle antenne e soprattutto chi ha avuto la possibilità di vedere, di fare un sopralluogo, si accorge che non è stata rispettata una soltanto delle condizioni per cui erano stati autorizzati i lavori. I lavori devono essere quasi impatto zero, invece si può vedere benissimo che centinaia di metri di collina sono state devastate, ci sono dei terrazzamenti enormi, alcuni di questi terrazzamenti sono ceduti, ma la cosa più drammatica è, perlustrando la zona, è vedere l'intestazione di alcune delle pitoniere che stanno lavorando all'interno delle case. Cioè, ci riferiamo a imprese in mafia, a imprese che l'amministrazione provinciale di Caltanissetta e l'amministrazione comunale di Niscemi ha bloccato, ha revocato gli appalti, proprio perché la prefettura di Caltanissetta ritiene che pongano problematicità rispetto alla possibilità di infiltrazione di corso. In pratica noi stiamo aspettando un connubio di pareri favorevoli per cercare di bloccare questa realizzazione, in realtà ci si è ottenuto il contrario, perché quando americani e imprese edilizie mafiose vanno così a braccetto,
hai colto proprio un aspetto, cioè noi ancora chiediamo di sospendere quei lavori che erano stati previsti. Mm-hmm. Quei lavori che erano stati previsti non sono stati realizzati, è stato fatto tutt'altro all'interno della riserva naturale, violando normative urbanistiche, violando assolutamente, non rispettando i principali rapporti col territorio. Di fronte a questo c'è una situazione veramente paradossale, in cui oggi quel territorio è stato americanizzato, grazie a imprese in lavoro di mafia, nel totale disinteresse nella politica degli struzzi di quelle stesse autorità che hanno autorizzato quei lavori, mi riferisco particolarmente all'assessore ambiente e territorio della regione siciliana, che nulla ha fatto per verificare come si stanno facendo i lavori e soprattutto nel rispetto delle norme della legalità che invece non vengono rispettate. Sarebbe il caso in questo senso che i sindaci, a partire dai sindaci e i presidenti della provincia, chiamassero il prefetto di Caltanissetta e denunciassero intanto il tipo di lavoro e soprattutto denunciassero, se abbiamo ormai le prove fotografiche, delle imprese che ci stanno lavorando.